Andrea Giambruno è un uomo single. Dopo l'addio a Giorgia Meloni, il giornalista oggi si dedica alla amata figlia Ginevra. La separazione tra Andrea Giambruno e Giorgia Meloni ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo nella vita del giornalista. Papà di Ginevra, Andrea si trova ora a dover affrontare la quotidianità da single, un'esperienza che porta con sé sfide ed emozioni. I paparazzi lo hanno recentemente immortalato mentre trascorreva una giornata con la figlia in un centro commerciale di Roma, un momento che ha catturato l'attenzione del pubblico e dei media. Nonostante l'impegno politico di Giorgia come premier, Giambruno si dimostra un padre presente e affettuoso, impegnato a bilanciare la sua carriera con le necessità familiari. Questa nuova fase della sua vita è sopraggiunta dopo una lunga relazione e, sebbene il legame fra i due sia rimasto forte per il bene della loro bambina, il ritorno alla vita da single non è stata una transizione semplice. Andrea, che fino a poco tempo fa parlava della Meloni come della sua compagna, ora affronta la realtà di una separazione ufficiale, costretto a ridefinire le sue giornate e le sue priorità. In questo contesto, la sua attesa per il debutto nella nuova stagione del programma, Belve, di Francesca Fagnani si arricchisce di significato e interesse, non soltanto per i suoi fans, ma anche per chi è curioso di conoscere le dinamiche che si celano dietro la rottura con la premier. Andrea Giambruno papà a tempo pieno. La vita da single dopo Giorgia Meloni. La vita di Andrea Giambruno da papà single è stata recentemente documentata dai paparazzi, che lo hanno seguito durante una giornata di svago con la figlia Ginevra e un'amichetta. Un gelato, un giro tra i negozi e acquisti in profumeria per la figlia mostrano un uomo che, nonostante le difficoltà personali, non perde di vista le piccole gioie quotidiane della genitorialità. Anche se Giorgia Meloni era assente per via dei suoi impegni istituzionali, Andrea ha cercato di creare momenti significativi da condividere con Ginevra, dimostrando di essere un papà attento e affettuoso. La separazione con Meloni non ha intaccato il suo ruolo di genitore, anzi, la linea di comunicazione fra i due sembra rimanere aperta e collaborativa, a dimostrazione di come entrambi siano determinati a mettere il benessere della loro figlia al primo posto. Nonostante le indiscrezioni e i commenti feroci che possono circolare nel mondo del gossip, Andrea naviga le acque tumultuose della vita da single con una certa determinazione, preparandosi a affrontare nuove sfide sia sul piano personale che professionale. Andrea Giambruno ospite di Francesca Fagnani a Belve. In attesa del debutto della nuova stagione di Belve, è quasi certo che Andrea Giambruno sarà il primo ospite di Francesca Fagnani. Le anticipazioni su questo nuovo capitolo televisivo promettono di portare alla luce il rapporto fra Giambruno e Meloni, ma anche le circostanze che hanno condotto alla loro separazione. Nonostante il tumulto mediatico, Giambruno è pronto a raccontare la sua verità, affrontando le critiche e le domande scomode che sicuramente emergeranno durante l'intervista. Le conversazioni che si svolgeranno durante il programma offriranno un'opportunità unica per il pubblico di comprendere i fattori che hanno influenzato la loro relazione e l'impatto di questa sui loro ruoli di genitori. Inoltre, dopo i recenti eventi che hanno coinvolto Giambruno nei media, c'è molta attesa sul come la Fagnani deciderà di affrontare la questione dei fuori onda imbarazzanti e delle polemiche che hanno caratterizzato la sua carriera recente. Sarà un'intervista cruciale che segnerà il rientro di Giambruno sotto i riflettori della televisione. Non solo Andrea Giambruno, tutti gli ospiti di Belve 2024, se Andrea Giambruno sarà al centro dell'attenzione nel primo episodio di Belve, la nuova stagione promette di portare con sé un parterre di ospiti che susciteranno grande interesse tra il pubblico. Sebbene le informazioni sui prossimi partecipanti rimangano ancora vaghe, ci si aspetta che la Fagnani, come sempre, riesca a mescolare celebrity, politica e temi di attualità per creare un mix avvincente. I dettagli attuali suggeriscono che la Rai stia puntando a ospiti di alto profilo per fare concorrenza ai programmi concorrenti di Mediaset. Con una stagione ricca di novità,
Le spettatrici e gli spettatori sono ansiosi di scoprire chi saranno i protagonisti della seconda edizione di Belve. Questo programma, che ha già guadagnato notorietà per la sua capacità di trattare questioni scottanti in modo incisivo, non mancherà di svelare lati inediti e provocatori degli ospiti. L'attesa è palpabile e il pubblico è impaziente di conoscere le storie che verranno raccontate e i retroscena che verranno svelati.